eccoci qui al montaggio del secondo tavolino. Vero Matilda? Allora, abbiamo già pre-montato alcuni pezzi per fare un po' più veloci, per non annoiarvi ancora con l'apertura della scatola e con l'apertura del contenitore, eccetera. Vi faccio vedere come esce. Vi facciamo vedere come esce, sì, dal tavolino lì, per adesso della istruzione. È un altro tipo, un altro modello di tavolino. Pensate, è tutto colorato e esce così. Esatto, poi lo vedremo magari dalla scatola quando la sollevediamo. Dopo che abbiamo iniziato già a mettere i vari pezzi. E vi ricordiamo come sempre, prima di continuare, Matilda, che qui sotto cosa devono fare? Scrivere la scheda e poi la perfetto, così che almeno non perdono i nostri video. Compresi questi video che faremo adesso con tutti i bricolage e i vari montaggi. E poi vi faremo anche vedere, se volete tanto scoprire, dove mettiamo tutti questi tavolini. Ok, e sempre. Qui sotto gli lasciamo il link di dove andarlo a controllare e comprare. Allora, anche nel video prima. Quindi, questo è già un pezzo, come vi dicevamo, già un pochettino premontato. Allora, adesso andiamo ad assemblare questi due pezzi. Quindi abbiamo il pezzo, questo qui, che è il 5, ok, che andrà collegato a, penso, questo qua, giusto? Al 3. 3 e 5, esatto, così, perfetto, lo chiudiamo con i pezzoliti. Ok, no, così. Non lo so. Poi adesso dobbiamo prendere l'altro pezzo, questi qua non servono, servono dopo. L'altro pezzo, questo che numero è? 2. Il 2 va agganciato sul 3. E questo qui va agganciato così. Esatto, quindi. Tienilo sì, perché devo stringere questi. Uno. E due. Voilà. Fatto? Esatto. Adesso. E qui però. Lo so, è storto. Ah sì. Quindi, con questa posizione qui, allora ricapitoliamo. Occhio una tinta che lo giro, abbiamo questi due che sono così, figura C, con questo bordo qua che è così. Adesso riprendiamo i nostri fermini, dammi la mano a metterli, ricordi sempre più o meno verso qui. Verso qui. Adesso lui mi dice di prendere il blocco 1. Quello? Ok. Questo è il blocco 1. Mettiamo quelli di plastica, i rivettini, questi qui, aiutami. Quanti? Uno qua e uno qui. Ok. Tenta le mani, non spinge. Eh sì, non spinge dentro perché questi sono corti. Ok. Ok, senza. Esatto. Questo bisogna metterlo appoggiato giù, quindi tieni un secondo, sposto questo, sposto questo qua e sposto questo qua. Perfetto, vai, appoggiamolo giù qui, così. Prendiamo adesso questo qua che sarà il 6, giusto? Sì. Perfetto, toglimi il 6. L'etichetta. Sì. Allora, occorre mettere gli altri due, questi qua. Ce la fai? Sì. Su di un ghietto, su. Brava. Allora, questo qua lo mettiamo qua. Lì. Qua. Posso dire che è un piccolino. È piccolo questo, non è grosso come l'altro. Non c'entra niente, questo è un tavolino da appoggio. Vediamo dove metterlo. Decideremo dopo averlo montato. Sì. Ok. Anche questo l'abbiamo messo. Adesso lui dice che il pezzo che abbiamo fatto prima, che è questo, va messo così. Occhio. Come? Tutto ok, un secondo che lo blocchiamo qua. Vai. Non vedo. No, giusto. Ok. Vai. E adesso bisogna metterlo girato perché occorre mettere la base. Così. Allora, ultimo no. Pezzo, ultimi viti. Non così. No, adesso bisogna mettere tutti i rivettini. Prendi tutti.
Ce li hai? Prendi. Ok, e vanno messi tutti qua, guarda. Uno, due. Io. Vai, metti. Qui? Sì. 5 e 6, sono 6 perché esatto 3 più 3 6. Adesso questo lo mettiamo giù, sì. Anzi no, guarda, facciamo così, così intendiamo. No, le altre lì cosa facciamo, scusa, saranno qua, eccole, sono qui sotto qua, perfetto. Quindi questi li mettiamo, questo punto qua, ok. Ma no, così. Così così vanno qui e è dentro, è rimasto dentro. Lo fai tu stavolta. Okay. Io mi metto qui dentro. Ma no, non si scappa, guarda, non si intera. Perfetto. Allora, ci servono le altre viti, però. Ci servono le altre viti. Ne prendi le altre viti dal fondo? Questo qui. Sì. Che è VFC. Esatto, che sono le ultime. ABCDFG. Guarda, tenta non toccare questo pezzo che sennò si stacca. Voilà. Poi abbiamo delle altre viti che mi sa che servono per mettere i bulloni. I piedini. Il bullone e i piedini. Esatto. Non quasi finito, Matti, eh? Sì, quasi si vede. Quindi guardate, non è una casa per topi, mi raccomando, pensate che è una casa per topi. Secondo me non pensavano che era una casa per topi comunque. Non è stata una casa per topi, dice. È stato carino perché qui mettessi la piscina, le scale e poi la camera. Ok. E voilà! Aspetta, senti questa, togliamo la B, mettiamo la B, togliamo la A e mettiamo la qua. Esatto. Ok. Oh. Ok, Matti, e anche questo l'abbiamo finito. Anche questo non è stato complicato farlo, vero? È stato molto semplice. Devo dire che l'istruzione contenuta all'interno della scatola ci ha aiutato. Sì, anche i numeri. Con i numeri poi, bravissima, che se non le vedevi tu, mannaggia, io non li avevo neanche visti che c'erano questi numeri. Che era complicatissimo. Sì, diciamo che poteva diventare un po' più lungo il montaggio, invece così è stato molto veloce, davvero. Bene, carino, solido anche questo, mi sembra un bel tavolino. Adesso decideremo che cosa metterlo, vero Matti? E poi abbiamo finito. Oh, grazie a tutti di averci seguito, grazie di aver seguito Matilda che questa volta, ragazzi, ci ha dato una mano incredibile con il trapano e con tutto il resto. E ci vediamo presto nei prossimi video, giusto Matilda? Sì. Ci vediamo nei prossimi video. E cliccate sulla campanella. Certo. Ciao.